Benvenuti a tutti. Prima di iniziare, devo comunicarvi che questa videoconferenza verrà registrata. Se quindi qualcuno non avesse piacere di essere ripreso, lo prego spegnere la telecamera cliccando sul simbolo in basso a sinistra. Preciso che la piattaforma che usiamo ci estrometterà al 40° minuto, una sorta di cartellino rosso in zona Cesarini. Non avrete però che da rifare l'accesso e riprenderemo da dove ci siamo lasciati. Permettetemi di ringraziare tutti coloro che si sono collegati. Do il benvenuto ai soci di CIRSAT e ai loro ospiti, nonché agli ospiti del nostro relatore. Avendo la pandemia compresso le attività di CIRSAT, abbiamo pensato di organizzare una visita alla diga del Vajont e agli impianti collegati. La data della visita non è ancora stata identificata, ma dovrebbe svolgersi nel periodo a ridosso delle vacanze estive o immediatamente dopo. Il tutto compatibilmente con gli obblighi derivanti dalla pandemia. Abbiamo previsto una visita consapevole. Per far ciò, prima della visita, cerchiamo di formarci una conoscenza sugli impianti e sui fatti accaduti, sulle persone che su questi impianti hanno lavorato. Potete ben immaginare la nostra soddisfazione nell'apprendere che il perito Luigi Rivis aveva accettato di parlarci del Vajont. Nella telefonata che ho fatto con lui, ho conosciuto quel ragazzo di 19 anni che nel 51, dopo essersi diplomato perito elettrotecnico a Belluno presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale Segato, era entrato per concorso nella SADE, Società Adriatica di Elettricità. Possiamo ben immaginare l'entusiasmo di quel giovane che entrava in un'azienda moderna impegnata nella ricostruzione di molte strutture danneggiate dalla guerra e in quel periodo dava inizio ai lavori per l'utilizzazione del medio e bassa acellina. Nella SADE e nell'Enel, che nel 1963, a seguito della nazionalizzazione, l'aveva assorbita, ha raggiunto posti di grande responsabilità. Nel 63, quando successe la tragedia del Vajont, aveva 32 anni, era vice direttore della centrale di Soderzene. C'è da sottolineare come sia rimasto molto legato all'ITIS Segato e nel periodo 1960-1966 in questo istituto ha insegnato impianti elettrici. Come forse lui vorrà raccontarci, questa attività lo salvò dalla furia del Vajont. Successivamente è stato responsabile degli impianti idroelettrici Piave, Boite, Maeva, Ion e poi vice direttore del raggruppamento impianti elettrici Cordevole, Medio Piave, Cismon, Brenta. Negli ultimi anni di lavoro per la direzione centrale della produzione idroelettrica dell'Enel di Roma ha svolto vari incarichi di coordinamento su tematiche specialistiche relative alla generazione di energia elettrica. Direi che ho parlato anche troppo e lascio la parola al perito Rivis, del quale penso apprezzerete la passione per gli impianti e l'entusiasmo con cui espone quanto a sua conoscenza. Prego. Buon pomeriggio e un cordiale saluto agli ospiti. Innanzitutto la ringrazio per le belle parole che ha avuto per me. Intervengo per esporre come e perché è cambiata la situazione a monte della diga con la caduta della frana. Le due foto ne danno l'idea. In quella sopra c'era acqua e sotto c'è una montagna. Ma dove si trova il Vajont? Siamo nelle Alpi nord-orientali, al confine tra le province di Belluno in Veneto e Pordenone in Friuli. Nel dettaglio, Belluno, Pieve di Cadore e di qua si va verso Cortina. Longarone è di fronte alla diga del Vajont, che è in Friuli perché il confine tra le regioni passa tra la diga e il Piave. Il Vajont faceva e fa parte di un grande sistema idroelettrico realizzato dalla SADE e composto tra l'altro da sei dighe, che sono sul Piave a Pieve di Cadore e le altre sui suoi affluenti di destra, Valle e Vodo, Pontesei sul Maè e in sinistra Val Gallina e il Vajont. L'acqua raccolta dalle dighe
con reticoli 60 km di gallerie, veniva e viene convogliata alla centrale di Sovergene, che all'epoca era la più grande d'Italia. L'importanza del Vajont derivava essenzialmente dal grande volume di invaso, quasi tre volte quello degli altri cinque laghi, e anche perché era previsto che vi entrasse non solo l'acqua del bacino imbrifero del Piave, ma anche quella del contiguo bacino del Cellina. E per questo collegamento erano previste due gallerie, che all'epoca erano già state in parte scavate. I lavori durarono più di 20 anni, con grande impiego di manodopera. Durante questi lavori, purtroppo, morirono più di 50 lavoratori, dei quali 6 al Vajont. La direzione di questo sistema era a Sovergene ed io ero uno dei due vice direttori. Siamo a Longarone, il Piave è di fronte allo sbocco del Vajont. A destra la strada che entra nella forra, anche con una spettacolare vista della forra. Da qui passa in destra per salire verso Erzo e Cimolais. La diga verrà costruita circa 100 metri più a valle. È una vista di dove verrà poi impostata la diga. Il segno continuo è il profilo naturale della roccia, mentre il tratteggiato indica gli scavi per rendere simmetriche le spalle. Alcuni dati della diga, che è alta oltre 260 metri e con uno spessore alla sommità di neanche 3 metri. È il modello usato per le prove. Inizio della costruzione. La modalità dei getti del calcestruzzo merita un commento, perché la diga non è un blocco unico, ma è costruita con getti tra loro indipendenti come fossero dei mattoni. Inoltre la diga è solo appoggiata sulle spalle. Infatti, dopo lo scavo della roccia, è stato fatto un getto di calcestruzzo sul quale appoggiare la diga. Tutto questo perché la diga possa muoversi per reagire alle varie sollecitazioni cui sarà sottoposta, come la spinta dell'acqua, la dilatazione del calcestruzzo tra estate e inverno, eppure quella dei terremoti. Altra particolarità: nel calcestruzzo non ci sono armature d'acciaio, perché la diga resiste per effetto della sua forma costruttiva. Siamo alle battute finali, con la benna che porta il calcestruzzo e la cabina comandi, per collocare le apparecchiature di controllo e di comando e per il personale che poi la gestirà. È stata costruita in 3 anni. Le due immagini mostrano quello che della diga si vedeva prima del disastro e adesso. Due le differenze sostanziali. Il ponte tubo, che era in calcestruzzo, è adesso in acciaio. E sulla sommità, sopra le luci di sfioro, al posto della strada carrabile, c'è una passerella. Ma quello che non si vedeva, e ancora adesso non si vede, è quanto venne realizzato nella roccia sui fianchi della diga, che è qui visibile, dove sono evidenziate soprattutto delle gallerie. In quelle colorate c'era acqua. Le altre erano passaggi per accedere ai vari manufatti, come le paratoie per gestire il movimento delle acque. La paratoia evidenziata controllava l'uscita dell'acqua verso la centrale di Sovergene. Dal lago, dopo qualche decina di metri, l'acqua incontrava la paratoia, azionata dal pistone posto nella camera superiore, evidenziati nelle foto. Aveva dimensioni notevoli, 2 metri per 3,5 di altezza, e ne erano installate ben 14. C'era pure una centrale alimentata dall'acqua del lago.
con lo scarico in contropressione nella galleria verso Soerzene. La centrale, e c'erano anche due ascensori per facilitare l'accesso ai manufatti posti alle quote più basse. A diga appena costruita si verificarono due fatti allarmanti. Il 4 novembre del 60 cade una frana di 700.000 metri cubi che provoca un'onda di 2 metri lungo le sponde e di 10 sulla diga. E nell'ottobre dello stesso anno si manifestarono delle fessure nel Monte Toc. Va ricordato che il geologo Edoardo Semenza, che era figlio di Carlo, il progettista della diga, già da un anno aveva scoperto che su una parte del Monte Toc c'erano dei resti di un'antichissima frana. Ma di questo ne parleremo più avanti. In questa foto possiamo riconoscere le fessure che salivano fino a 700 metri sopra la diga. La frana aveva un fronte di 1,8 km, mentre il lago era lungo 5,2 km. Dei 200 milioni di metri cubi stimati, solo 50 avrebbero occupato il volume d'acqua del lago corrispondente al fronte della frana. Il lago avrebbe perso circa un terzo del suo volume originario, sarebbe stato diviso in due, e con il Vajont senza emissario. Appurato che prima o poi la frana sarebbe caduta, vennero presi due provvedimenti. Per mantenere la continuità idraulica tra i due laghi, nel 61 venne scavata la galleria di sorpasso frana, 100 metri sotto il livello di sfioro e lunga oltre 2 chilometri. Si riteneva che con tale lunghezza gli imbocchi non sarebbero stati ostruiti dalla frana, se questa fosse scesa con i tempi e le modalità allora previsti. Inoltre, per conoscere gli effetti causati dall'acqua spostata dalla frana, venne costruito presso la centrale di Nove, vicino a Vittorio Veneto, un modello del serbatoio in scala 1-200 per fare delle prove, affidate all'Istituto di Idraulica dell'Università di Padova. Due viste del modello. Sopra la valle del Vajont con la diga sullo sfondo e una parte del Monte Toc, e sotto un particolare della diga e del materiale usato per le prove trattenuto da reti. Dopo aver fatto oltre 20 prove, simulando varie situazioni, Ghetti così relazionò: sembra potersi concludere che, con la discesa del previsto ammasso franoso, nel tempo eccezionalmente ridotto di 1-1,5 minuti, già la quota di 700 metri può considerarsi di assoluta sicurezza nei riguardi anche del più catastrofico prevedibile evento di frana. È opportuno iniziare con l'analisi di questi due diagrammi sovrapposti, che nell'arco di 4 anni mettono in correlazione il livello del lago con il movimento della frana. Durante il primo invaso, quando comparvero i due fatti già visti, fessure e frana, questa si muoveva di 4 centimetri al giorno. Frana che si affermò abbassandone il livello per costruire la galleria di sorpasso frana. Raggiunti poi 700 metri con il secondo invaso, questo venne riabbassato perché la frana si era rimessa in moto. Nel marzo del 63 iniziò l'ultimo invaso fino a 710 metri, quando, con l'aumento del movimento franoso, riprese la discesa che si arrestò con la caduta della frana. Merita rammentare come allora veniva controllata la frana. Sulla frana erano posizionati dei capisaldi, e i loro movimenti venivano misurati con strumenti ottici posti su basamenti fissati sulla sponda opposta, tra i paesi di Erto e Casso, in alto e distanti 1 km tra loro. La misura veniva fatta una volta al giorno,
Poi in ufficio i dati erano elaborati manualmente. Il tutto richiedeva mezza giornata di lavoro di più operatori. Quando cadde la frana, il lago era a 700 metri, con 115 milioni di metri cubi d'acqua, due terzi del suo massimo. La frana spinge l'acqua che si divide, una parte va verso la coda del lago, distruggendo le frazioni basse di Erto, mentre l'altra, superata la diga, va verso Longarone. È un confronto già visto all'inizio. Longarone, prima e dopo. Un riferimento sono i muraglioni. L'acqua, che è passata 200 metri sopra la diga, aveva un volume di circa 30 milioni di metri cubi. Per quantificarli, sono 10 volte il lago di Alleghe o 5 quello di Oronzo. Nella foto del giorno dopo si vedono tre laghi, due piccoli davanti alla diga e al centro, e l'altro con il resto dell'acqua. È una possibile ricostruzione. Spinta dalla frana, l'acqua è rimbalzata dalla parete rocciosa in destra anche verso la sponda opposta. Alcune viste. Questa è l'unica rottura sulla diga. La sponda sinistra il giorno dopo, la sponda destra con la parete rocciosa che ha salvato il paese di Casso e una stima della portata sfiorata sopra la diga, la sala macchine della centrale. E all'uscita dalla gola del Vajont l'acqua era talmente alta da spezzare i conduttori della linea ad alta tensione Soverden e Lienz. Il cimitero di Fortogna. Ma perché è accaduto tutto questo? Analizzando la zona lungo la linea tratteggiata, si nota la presenza della paleofrana, che è, come abbiamo già visto, quella scoperta da Edoardo Semenza ancora nel 59. La frana è caduta, non rotolando come era previsto, ma scivolando sulla stessa superficie della paleofrana. Lo si vede dalla sezione di questa struttura geologica che è rimasta immutata, ma salendo di 150 metri sulla sponda opposta. È indicata anche la quota della diga rapportata alla frana. I dati reali della frana a confronto con quelli previsti. Tra questi, da rimarcare che il tempo di caduta è di tre volte inferiore, da 60 a 20 secondi. E questo fa capire come l'alta velocità potrebbe essere data dallo sviluppo di calore lungo le superfici di scivolamento, calore che può trasformare l'acqua in vapore così da creare un cuscino di gas che lubrifica la superficie di scivolamento. La foto rende l'idea di come questo sia potuto accadere. Infatti, tra questa superficie e la frana c'era uno strato di 10 cm di argilla bagnata che riscaldandosi ha creato quel cuscino di gas che ne giustifica l'alta velocità della frana. Abbiamo già visto come si è mossa l'acqua con la caduta della frana. Mentre qui sono indicati i tempi dell'avanzare del fronte dell'onda dalla diga a Soverzene. Tempi che si conoscono perché quando l'onda incontrava linea elettrica ad alta tensione provocava disservizi che venivano registrati dal personale delle centrali dove queste linee erano attestate. Quindi alle 22.39 cade la frana, orario dei sismografi, e un minuto dopo l'acqua distrugge la cabina comandi e la linea ad alta tensione in partenza. Tre minuti dopo l'onda esce dalla gola interrompendo la linea ad alta tensione Soverzene-Lienz e 21 minuti dopo l'onda arriva a Soverzene. Ancora il mosaico per rammentare i luoghi, diga, Longarone e sbarramento di Soverzene.
Vista attuale verso Longarone della zona dello sbarramento, dove il Piave è largo 1 chilometro. A destra l'esterno della centrale di Soversene. Poi le opere dello sbarramento con sopra la strada che prosegue su un terrapieno. Questa è la parte dello sbarramento che più è stata interessata dall'onda, che tra l'altro ha divelto anche le tre grandi paratoie larghe 12 metri. Qui l'acqua è salita fino al segno, pochi metri sopra il greto del Piave. Questo perché il fronte dell'onda ha trovato sfogo demolendo lunghi tratti del terrapieno stradale alto 5 metri, creando così larghe aperture. Alcune situazioni nella zona dello sbarramento, con l'intervento dei vigili del fuoco, dove sono state recuperate 48 salme. È stato appena aperto un varco sulla strada. La freccia indica dove sono arrivati i flutti dell'onda che hanno interessato i conduttori delle linee ad alta tensione. Sullo sfondo la centrale di Soversene. È l'organigramma delle due strutture che interagivano con il Vajont e che erano il servizio costruzioni, che aveva un rapporto diretto con il proprio personale al Vajont, e il servizio idroelettrico, che gestiva tutti gli impianti nel Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Il suo controllo sul Vajont era articolato su più direzioni, con l'ultima rappresentata dal reparto di Soversene, che gestiva tutti gli impianti che abbiamo visto all'inizio. In questo modo, al Vajont erano ben chiare e distinte le responsabilità e i compiti dei due servizi, dove ognuno operava con proprio personale. In quel periodo, il servizio idroelettrico gestiva la centrale del Colombert e le paratoie della diga, mentre il servizio costruzioni aveva i controlli della diga, della frana e la quota del lago, oltre ai rapporti con le istituzioni. L'unico punto di contatto tra i due servizi era il livello dell'acqua, che veniva deciso dal servizio costruzioni, cioè da Biadene, e per via gerarchica demandato al reparto di Soversene per l'attuazione. Il 9 ottobre al reparto di Soversene sapevamo che si avvicinava il momento di caduta della frana, caduta che nelle previsioni non avrebbe creato particolari problemi. Per quel giorno, con il Vajont, avevamo un unico impegno: gestire il livello del lago, perché Biadene aveva deciso di abbassarlo di 1,20 m. In quel periodo, tra i miei compiti, c'era anche quello di attuare le disposizioni relative alla quota del lago. Ed è appunto questa l'impostazione che avevo dato al movimento delle acque. In sintesi, per abbassare il lago di 5 cm all'ora, dal Vajont doveva uscire, oltre alla portata in entrata 9 più 2, anche il volume d'acqua corrispondente ai 5 cm di quota da abbassare. Per un totale di 45 metri cubi che venivano immessi nella galleria verso Valgallina, passando per la centrale del Colombert e la paratoia 23. Quel giorno lo svaso proseguì come da programma fino alle 18, quando tutto cambiò, perché Bertotti ricevette una telefonata da Sestini, con la quale Biadene, per via gerarchica, chiedeva che Soversene raddoppiasse la velocità di svaso e predisponesse le operazioni preliminari per aprire queste paratoie di scarico della diga. Allora Bertotti convocò in ufficio i suoi 4 collaboratori, mettendoci al corrente della telefonata, e aggiunse: «Io salgo al Vajont per assistere all'apertura dello scarico e alla caduta della frana,
Venite anche voi, vedremo cose interessanti. Gli altri accettarono subito, compreso l'altro vice direttore. Io invece rimasi per alcuni secondi interdetto e decisi di rimanere a Soerzele perché l'indomani mattina avevo un impegno. Partirono e non più ritornarono perché al momento della caduta della frana erano nella sala controllo del Vajont. Il mio impegno, che ritenevo indifferibile, dipendeva dal fatto che già da 3 anni insegnavo impianti elettrici all'Istituto Tecnico-Industriale di Belluno, dove mi ero diplomato, e la direzione mi aveva autorizzato a farlo anche durante l'orario di lavoro. E la mattina dopo avevo 2 ore di insegnamento e dovevo ancora completare la preparazione della lezione. Abitavo nella palazzina posta sul piazzale antistante la centrale. E dopo cena mi concentrai a preparare la lezione. Mi ero completamente dimenticato del Vajont, quando mi richiamò alla realtà un rumore indefinibile, sempre più forte. Uscii sul piazzale e in lontananza, verso Longarone, vidi una banda di luce che avanzava. Era, riflesso dalla luna, il fronte dell'onda che scendeva lungo il Piave. Solo allora mi ricordai del Vajont e intuendo l'enorme massa d'acqua, paventai un possibile pericolo per noi che abitavamo pochi metri sopra il greto del Piave. Rientrai in casa e svegliai la moglie e i figli per salire verso una zona sopraelevata. Ma quando fui sul piazzale, mi fermai per guardare verso il Piave, da dove proveniva un fragore che diventava sempre più assordante. E quando l'onda entrò nel cono di luce dei fari dello sbarramento, questo mi apparve come un'informe muraglia d'acqua. E il fragore raggiunse l'apice quando le 3 grandi paratoie del ponte diga, centrate da tronchi d'albero, vennero divelti. Io rimasi fermo, quasi impetrito, non sapevo se scappare o continuare ad osservare l'eccezionale e terribile spettacolo. Poi, con l'innalzamento del livello delle acque davanti allo sbarramento, degli spruzzi coinvolsero delle linee ad alta tensione e i lampi dei cortocircuiti sui loro conduttori misero fuori servizio la centrale, con il conseguente spegnimento delle luci. Questo mi riportò alla realtà e raggiunsi gli altri in alto. Non so quanti videro il fronte dell'onda e l'acqua sul Piave. Non credo molti, soprattutto per l'ora e poi perché i paesi sono posti più in alto rispetto al fiume. Quando quegli abitanti sentirono il rumore, videro sì l'onda, però in lontananza. Ma ad aver visto arrivare quell'ondata, stando poco sopra il suo greto, fummo in pochi, forse solo noi delle 4 famiglie che abitavamo nella zona dello sbarramento e sul piazzale antistante la centrale. Per me fu una visione talmente sconvolgente che, unita a quello che purtroppo vidi poi quella notte e alcuni giorni dopo, mai dimenticherò. Con la sua caduta, la frana aveva coperto tutti gli imbocchi delle gallerie e interrotto il corso di Vajont, riducendo la valle ad un catino senza sbocchi. Infatti, la diga era sormontata dalla frana e dall'altra parte del lago c'era il passo di Sant'Osvaldo. Per mettere in sicurezza il lago, si intervenne sia nella zona della diga che in coda al lago, dove in 3 mesi e in pieno inverno venne installata una stazione di pompaggio a 2 stadi. Le pompe del primo stadio erano mobili per seguire le variazioni di livello del lago e mandando l'acqua in un vascone da dove veniva ripresa da altre pompe e immessa in una tubazione che la scaricava in una ca lunga canaletta in legno. Da qui l'acqua per gravità scendeva oltre il passo di Sant'Osvaldo. Nella zona della diga, gli interventi riguardarono l'ex galleria di sorpasso frana, la 1,
dove venne liberato l'imbocco e prolungata con lo scavo della galleria 3 per aggirare la diga. Ora l'acqua del Vajont entra per questo imbocco, passa sotto la frana per ritrovare il suo alveo naturale, il Piave. È un confronto tra prima e adesso, con la foto che è datata perché è riferita alla visita fatta dal presidente Ciampi nel quarantennale del disastro. Abbiamo visto come la strada per Erzo e la Valcellina partisse da Longarone per poi entrare nella Forra. Poiché questa strada, qui è la 1, sarebbe stata interrotta dalla diga, ne venne costruita una nuova, la 3. Questa si staccava 400 metri prima della diga e con il ponte 2 passava in destra per arrivare alla diga e oltre. L'onda del 9 ottobre spazzò via il ponte interrompendo il collegamento con la diga. Un collegamento di emergenza venne attuato adeguando la strada privata 4 innestandola con la 3. Per attivare in modo definitivo la viabilità venne costruita la 5. Inoltre, per migliorare l'accessibilità alla zona del ponte tubo, venne scavata la galleria 6. Un cenno sulla costruzione del ponte. Le due semiarcate in calcestruzzo vennero gettate in verticale, appoggiate su cerniere d'acciaio, utilizzate poi per il varo. Sotto il ponte finito con Longarone sullo sfondo e in primo piano la vecchia strada. Ringrazio per l'attenzione. La ringrazio molto. Ecco, mi toglie una domanda. Aspetti che ho visto il cippo. Quel cippo è pubblicato nella prima pagina del suo libro Vaillant, quello che conosco e quello raccontato dagli altri. È un cippo del XV secolo, mi pare, no? E con una frase in dialetto veneto. Vorrei sapere perché quel cippo l'ha messo in prima pagina. E gli ha dato tutta questa importanza, e dato che ho anche letto che lei per molti anni si è astenuto dallo scrivere memorie o comunque cose legate al Vajont, posso chiedere se questo cippo, quello che rappresenta quel cippo, è in qualche modo legato alla sua voglia di testimoniare quanto è successo? Cioè, qual è il collegamento che c'è? Sì, c'è un collegamento. Infatti il concetto espresso sul cippo da oltre 400 anni è quanto mai attuale e vale per quanti raccontano o credono di raccontare una parte della storia del Vajont. E credo che il mio impegno di esporre correttamente alcune parti derivi anche da quell'iscrizione. Per molti anni non ho scritto sul Vajont perché il ricordare i fatti che allora mi avevano coinvolto nei giorni che precedettero e seguirono la tragedia, mi creava ansia e talvolta la sindrome del sopravvissuto. Ho deciso di intervenire quando alcune ricostruzioni, fatte in modo non corrispondente alla verità storica, sono apparse anche sulla rete virtuale, dove talvolta le menzogne hanno la stessa dignità della verità. Ed è quello che mi sono proposto nel libro da lei citato, con il cippo in prima pagina. Per concludere, del Vajont ho qui raccontato solo una parte di quello che conosco, però ci sarebbero tanti altri argomenti da ricordare, o anche da chiarire alcune disinformazioni. Io, a nome del CIRSAT, la ringrazio molto, per me è stato un intervento molto interessante ed entusiasmante, come avevo previsto. E quindi lei non si libererà tanto facilmente del CIRSAT e cercheremo innanzitutto di averla quando finalmente faremo questa gita al Vajont, perché ci racconterà sicuramente altre cose. E poi di quella lista che lei ha mostrato prima, magari ci sentiamo nei prossimi giorni e vediamo che cosa
che cosa organizzare. io la ringrazio per l'invito. Grazie ancora e grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Sarete informati delle prossime iniziative.